Ciao ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video, io sono Erika e nel video di oggi andremo a fare una challenge, ovvero una sfida fra prodotti make-up in cui divideremo il viso a metà, tra prodotti high cost e low cost. Vi farò vedere proprio il prodotto, dove andrò ad applicare cosa, in quale parte del viso. Ho cercato di scegliere prodotti il più simile possibile sia in colorazioni che in texture e resa, comunque, in modo che voi possiate vedere magari dei dupe, se possiamo chiamarli così, ovvero delle copie, ma prendetelo proprio con le pinzette. Ma semplicemente lo volevo fare un po' per divertirci, un po' per vedere se magari vince la low cost o è meglio la high cost, quindi è meglio investire. Prima di cominciare vi ricordo che se questo video vi piace appunto di lasciare un like, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, per così da non perdervi nessun mio contenuto che pubblicherò. E se vi va anche di seguirmi su Instagram, vi lascio qua il mio nome. Direi di cominciare proprio dal primer e sono andata a selezionare il Professional di Benefit, che è il mio preferito tra i primer, contro il Poreless Putty Primer di e.l.f. E ovviamente ora come ora non mi ricordo benissimo i prezzi, comunque questo so che costa più o meno 14,90, ma questa è la mini size e contiene 7,5 ml, quella grande costa tipo 37,50, quindi abbastanza. Questa invece che è la full size, ma qui non mi dice i grammi perché è sulla confezione esterna, comunque dovrebbero essere circa 10-15 grammi, viene, mi sembra, 7 euro. Comunque vi lascio qui in entrambe le parti il prezzo sia di uno che dell'altra. Vado a metterlo ovviamente nella parte dove i pori sono più dilatati. Come vi ho detto, qua metterò la parte high cost e nella parte sinistra la parte low cost. Questo è l'effetto di del Professional, io lo amo, è proprio tanto siliconico, va proprio a riempire i pori e levigare, ed è il mio preferito. Si può anche vedere un po' dalla lucidità, un po' da comunque la consistenza. Dicono che invece questo di e.l.f., il Putty Primer, sia invece un dupe del Tatcha. Questo si preleva proprio con le dita. Non mi fa impazzire questo primer in confronto magari a come questo di Benefit, perché è molto più, vedete come si stende biancastro rispetto a quello di Benefit, però fra tutti quelli che avevo era quello che ci assomigliava un pochino di più per resa, diciamo, ma questo io lo trovo anche leggermente più idratante rispetto a che un po' riempitivo. Questo lo sento molto più idratante, molto più appiccicosino, mentre invece questo è proprio più levigato e asciutto e liscio. Quindi come base vi ho portato questi 4 correttori qua, che sono i Born This Way Conceal Contour Highlight and Retouch di Too Faced, nelle colorazioni Neutral Beige e Nude. Come low cost, 16 Hours Camo Concealer Matte Finish e il Conceal and Define di Revolution, rispettivamente nella colorazione C7 e 10 Sand. Allora, vado a mettere il più aranciato e scuro da una parte e anche di qua il più aranciato e scuro, che in questo caso è l'e.l.f. Vado a usare la nuova spugnetta di Mesauda, che ha questa forma qua. Ovviamente sia per il fondotinta che per il correttore vado a usare parti diverse se riesco. Questi sono i colori applicati, se vi devo dire la verità non noto praticamente differenze. Ho portato Charlotte Tilbury contro Essence, le colorazioni credo che dovrebbero esserci, ok, tutte e due hanno il pump integrato, quello di Charlotte mi sta piacendo da morire. L'ho usato anche per l'ultimo video. Vado per quello di Charlotte con il culetto della spugnetta.
È bella la spugnetta, eh? Vi lascio anche il prezzo di questa, però diciamo che se dopo un po' di passate si mangia un po' il fondo. Direi di andare ovviamente con contour in crema con il Sculpting Touch di Kiko nel colore 201 versus il Tantour Contour and Bronzer Cream di Huda nella colorazione light. Sono entrambi in crema, sono entrambi più o meno con lo stesso sottotono. Direi di andare. E vado con questo pennello nuovo di Zoeva che ancora non ho mai provato. È il Luxe Face Paint 109. Vado con quello più freddo. E devo dire che per effetto forse preferisco questo di Huda, molto più sano, nonostante io preferisca i contour in contour freddi. Quindi adesso non ho più niente in crema. Anche qui ci ritroviamo Huda Nabla, la Close Up Baking and Setting Powder verso la Easy Bake Loose Baking and Setting Powder nella colorazione Sugar Cookie e qua la Translucent. Prendo un pennello grande e vado a togliere l'eccesso. Non so perché ho dei brillantini sparsi per il viso, ma questa è la differenza. Molto più levigante. Vado e ho Sephora contro Smashbox. La Cali Contour contro la semplicemente contour palette, contouring palette di Sephora. Andiamo con uno specchio pulito. Ok, questo è il risultato delle due terre. Vado a insistere di tanto un po' qua sotto. Ok, con un pennellino e vado a fare un po' di contour al naso. Uso questa qua di Sephora indifferentemente, comunque tanto per fare un po' di ombra. Andrei dunque a fare le sopracciglia, che qui è un po' una guerra però tra simili, perché non ho finito tutte le mie matite proprio super Costa, Anastasia, Benefit eccetera. Ho questa qui di Morphe versus questa qui di Deborah, che comunque questa viene un paio di euro, circa 3 euro questa, credo che singola venga sugli 11-12, non è un high cost, però comunque paragonata.
Brow Setter Essence contro Anastasia Beverly Hills. Di qua, proprio poco, perché io non ho problemi in cui mi vada via il colore. E Essence, che mi trovo veramente bene, mi piace tanto, questo l'ho già ricomprato come circa 3 volte. Infatti anche questo ormai è finito. Di qua, quindi sopracciglia leggermente diversa. Primer occhi, vado con Zoeva, quella matte, la base occhi matte a 9 euro contro questa di NARS, che questa è la mini size che mi è stata fatta omaggio, tra virgolette, e non so quanto costi, comunque lo sapete che finora, cioè vi lascio i prezzi. Vado con questa di NARS, non vi preoccupate se prima avete un po' di correttore, non fa niente. Questo invece che essere bianco è un po' più colorato. Quindi vi dicevo, andiamo ad usare questa palette contro la Dior Backstage, questa, e sono comunque più o meno le stesse colorazioni, contro a tutto quello che indosso oggi, che sono tutta fredda, orecchini freddi, maglione freddo, andiamo a colorarci di caldo. E cioè, come potete vedere, anche a confronto molto simili, e al di fuori che questa ha anche un correttore incorporato. Questa viene circa 55, questa viene 14-15. Ok, partirei con la Dior. Ovviamente facciamo anche un look abbastanza semplice, niente di complicato. E vado a prendere più o meno le stesse colorazioni che ci sono qui. Quindi vado a prendere questo marroncino neutro caldo. Direi niente male. Ok, direi che prendiamo altri 2 pennellini, facciamo la stessa cosa di qua. Qui abbiamo questo marrone, che credo sia leggermente più scuro, e infatti, cioè, lo mischio con un po' di arancio perché... colorazioni, proprio qua siamo sul marrone caldo, qua sul marrone rossiccio. Pensavo che assomigliassero molto di più queste palettine. Vediamo come possiamo andarle ad aggiustare. Appunto, faccio passaggio per passaggio sia da un occhio che dall'altro, anche perché almeno non sbagliamo. Vado con un po' di marrone, di arancione. Ok, finora, cioè, vado magari con ancora un po' di marrone. Andiamo a scurire con il colore più scuro della palette di Dior, un po' anche di qua, perché sennò qui rimane troppo marrone, e me lo porto proprio sulla piega. Non so se di qua è la palette, perché questa l'avevamo già usata insieme, non mi aveva dato questi problemi, o è il primer, perché anche per questo comunque bisogna confrontare. Di qua sta facendo molta macchia rispetto di qua, quindi non ci piace. Basta ragazzi, basta, non ci provo più.
Non ci provo più perché più vado e peggioro la situazione, quindi lo lascio così e vado con lo champagnino di Dior e metto un po' all over qua. Questo champagnino niente di che, visto di meglio. Ecco, bellissima la qualità di matte, ma sul shimmer fa un po' pena. Vado con lo champagnino che troviamo qua. E qua invece abbiamo una qualità pazzesca. Per quello dico che secondo me non è la palette, ma è questo primer terribile. Prendo un pennellino a penna, vado con i rossi di entrambe le palette. Questo di Dior di rosso è un po' meno intenso, un pochino meno. Vado dunque con illuminanti che sfido il Wow Glow di Mesauda contro il Becca nella colorazione Moonstone. Prima andiamo a fissare un fissante universale per tutta la faccia, il Morphe. Prendo l'illuminante, questo è tra i miei preferiti perché dell'altro vi metto una foto, e questa è la colorazione. Questo è proprio wow glow, proprio wow. Ovviamente rispetto a questo è molto più caldo. Vado con i mascara, non applico ciglia finte anche perché credo che il mascara si veda qua. Oddio. E vi faccio sfidare Kiko 9,90 € contro 27,50 di Huda. Dovrebbero avere più o meno le stesse funzioni. Vado con prima Huda. Questo è il risultato intanto di quello di Huda. Questo è lo scovolino di Kiko. Mascara mi piace tantissimo. Premetto che mi piacciono tutte e due. In questo momento però addosso sembra che non abbia differenze. L'unica cosa che posso vedere è che, non so se la vedete, quello di Kiko le ha allungate molto di più. E l'effetto volumizzante è uguale. Quello di Kiko le allunga anche leggermente. Sfido per la parte ai costi il Melted Matte di Too Faced e devo decidere tra la tinta di Sephora e quella di Mulac quale colore ci si avvicina di più. Questa è la collezione natalizia. Adoro, ha un profumo stupendo, il Gingerbread Girl. Di Mulac praticamente è il dupe. Praticamente, c'è cioè proprio detto papale papale. E mentre invece no, quello di Sephora è ancora più bordeaux. Questi sono gli swatch. Quello al centro è il Too Faced, quello di qua è il Mulac, quello di là è il Sephora. È molto più bordeaux. Questo di Mulac è il dupe, quindi vado. Quello di Too Faced si asciuga velocissimamente, quello di Mulac ci mette un pochino di più, entrambi finish matte, quindi il risultato è questo. Vi lascio però il
il totale della full face di qua e il totale della full face low cost, cioè low cost e high cost, e per ottenere comunque lo stesso più o meno risultato, perché va bene comunque in una tonalità degli ombretti, va bene anche nelle sopracciglia, però comunque il finish in tutto il viso è lo stesso. E niente, il video termina qua, spero che vi sia piaciuto, spero che vi abbia un po' incuriosito, fatto conoscere prodotti che non avevate ancora mai visto o comunque mai visto all'azione. E io mi sono abbastanza divertita, nonostante gli ombretti mi abbiano fatto un po' dannare. Mi è piaciuto comunque mettere alla prova prodotti un po' più costosi verso comunque quelli meno costosi, e mi ha fatto riscoprire prodottini che avevo un po' accantonato, come la palettina di Dior, la cipria di Nabla, mentre mi ha fatto anche scoprire che questo andrà sicuramente regalato, non mi piace, e mi ha fatto scoprire che questo invece mi piace molto, perché era la prima volta che lo provavo. Questo è tutto, vi ringrazio per essere arrivati fino a qua, io vi mando un grosso bacio, ricordatevi di iscrivervi al canale, lasciare un bel like se questo video vi è piaciuto e commentare magari se vi va di fare qualche altra challenge insieme. E niente, ci vediamo al prossimo video, ciao!